quando decidi di fare una vacanza alternativa, quando decidi di abbandonare la tua zona di comfort, di andare in un luogo sconosciuto e di metterti al servizio di una causa. Beh, devi essere pronto a tutto e senza lamentarti, visto che l'hai deciso tu. Quando ho prenotato il mio viaggio per São Vicente, ho deciso di fare una tappa a Lisbona per una notte. Forse immaginavo che sarebbero state le mie uniche ore di svago. La bella Lisbona non mi ha deluso, ma già il giorno dopo atterravo in un paesaggio lunare. Ero arrivata a São Vicente. São Vicente è una delle isole dell'arcipelago di Capo Verde, che è formato da 10 isole di origine vulcanica situate nell'Oceano Atlantico, a circa 500 km al largo delle coste del Senegal. São Vicente non è l'isola più turistica dell'arcipelago, ma se amate scoprire la vera vita nei luoghi dove andate, è il posto adatto. Tutta l'isola conta circa 80.000 abitanti, di cui 70.000 circa vivono nel capoluogo Mindelo. È un'isola che si può girare interamente in auto in una giornata, fatta di natura selvaggia, paesaggi brulli e rocciosi e vento costante. Appena arrivata a São Vicente vengo catapultata nel canile di Simabo, che è a Lazzaretto, sulla strada che porta dall'aeroporto a Mindelo. Il canile è veramente molto grande, collocato in una fabbrica abbandonata. Ospita circa un centinaio di cani, che altrimenti dovrebbero vivere da randagi in giro per l'isola. Sono tutti sterilizzati e controllati periodicamente dai veterinari di Simabo, oltre che dai volontari. I cani alloggiano a gruppi nelle loro stanze, a seconda del rapporto che hanno tra di loro, e ogni giorno i volontari li portano a passeggio nei dintorni e li fanno giocare, oltre che a riempirli di coccole. Ovviamente c'è sempre bisogno di persone che portino a passeggio i cani, perché sono veramente tanti. Finalmente arrivo a Mindelo, il capoluogo, dove arrivo per conoscere il resto della truppa di Simabo. Sono qui da mezza giornata e ho già visto tantissime cose. Lui è Paolo e grazie a lui ho scoperto diverse curiosità su Mindelo e Capo Verde. Il fortino era fatto per difendere la baia di Mindelo dai pirati nell'epoca dei pirati. Paul Drake, l'olandese volante, ha tentato più volte di espugnare la città. Non ci è mai riuscito perché la posizione di questo fortino era veramente strategica. Questo fortino è stato costruito alla fine del 1600, quindi era destinato alla difesa della baia di Mindelo, che non è mai stata espugnata perché, essendo in una posizione più alta rispetto al mare, riuscivano, diciamo, a cannoneggiare molto più lontano che i cannoni stessi delle navi, e quindi non è mai stata espugnata. Poi successivamente, quando hanno preso, nell'epoca dell'indipendenza, quindi 1960 in avanti, ricordiamo che hanno preso l'indipendenza nel 1975, è stata trasformata in prigione politica, successivamente poi in prigione civile, che qui si chiama Cadeia, e poi successivamente abbandonato perché hanno fatto un'altra prigione nella zona di Riverigna. E adesso è in uno stato di abbandono totale.
mare tranquillo, ecco, questo qua è l'unico posto a Mindelo in cui puoi fare il bagno senza nessunissimo problema. Perché ricordiamoci che in tutta Cabo Verde non c'è nessun tipo di protezione tipo barriera corallina, quindi il mare è oceano e picchia forte. Sempre il rispetto quando fai il bagno, sempre essere sicuri della spiaggia in cui sei, e se non sei sicuri sempre con i piedi per terra, che puoi contrastare le correnti che sono forti. Fai tutto il giro della costa, seguendo tutta la costa, ti accorgi che arriva qui, c'è questa punta e poi c'è un altro semicerchio di lì dove c'è la spiaggia di Lagegna e va a finire con la punta là. Se crei una linea immaginaria da quella punta, passando dallo scoglio che si chiama, localmente lo chiamano Geu, ma sarebbe Ilio dos Passeros, dove c'è il faro, e continui con questa linea immaginaria fino a raggiungere quella punta là, vedi benissimo che è un cerchio. Questo non era niente altro che il cratere di un vulcano, ma non il classico la montagna con il cratere in cima. È praticamente un vulcano che è esploso su se stesso, quindi ha formato un buco per terra, un buco circondato da montagnette. Successivamente, quando è nata Santo Antão, perché geologicamente è più giovane Santo Antão che San Vicente, sono emersi dalle acque tramite terremoti e maremoti, eruzioni, 775 chilometri quadrati di isola. Chiaramente il lato che guardava Santo Antão, per gioco di equilibrio, è sprofondato e quindi ha permesso all'acqua dell'oceano di entrare e formando questa baia, che dicono che è una delle baie, una delle cinque baie naturali più belle al mondo. Dove ci sono quelle barche lì, nell'ultima punta, lì ci sono 32 metri di acqua ed è il porto con le acque, il porto naturale con le acque più profonde di tutto l'Oceano Atlantico. Ma finalmente andiamo a conoscere Silvia, anima fondatrice di Simabo, una vera forza della natura, che a dir la verità avrebbe anche bisogno di riposarsi ogni tanto, eh. È grazie a lei che Simabo esiste e fa così tanto per i cani e i gatti di São Vicente. Ciao amici gatti e amici gatte! Siamo in diretta dall'ufficio di Simabo. Siamo qui nell'ufficio dell'associazione e ci è appena arrivata una bellissima mail di una persona, Paola, che vuole adottare un gatto a distanza, quindi io e Silvia siamo felicissime. Siamo veramente felicissime. Io sono contenta perché è arrivato da Micio Gatto questo contatto, quindi vuol dire che i miei video servono e vi fanno conoscere i gatti e vi viene voglia di adottarli e di fare qualcosa anche voi per aiutarli. Quindi adesso stiamo rispondendo a Paola con le varie opzioni per poterci aiutare, per adottare i nostri amici, per scegliere il micio da adottare, e invito anche voi a farlo, a darci una mano. Ciao Katy, ciao, sono qui con Silvia, lei è la fondatrice. Io sono la fondatrice di Simabo, sì, grandissima donna. La gattà di Capoverde. Grandissima, che si dà un sacco da fare. Quindi, cari amici gatti, iscrivete a info@simabo.org per aiutare i amici e per aiutare anche i cani qui a Capoverde, São Vicente, e tramite l'associazione Simabo. Adesso finiamo la mail e vediamo un po' quale micio viene scelto per l'adozione. E vuoi dire qualcosa, Silvia? Voglio ringraziare tantissimo Paola, ma anche tutti voi che seguite Micio Gatto, perché so che è un blog molto seguito, quindi grazie alla presenza di Paola qui i amici di Capoverde finalmente avranno una voce che verrà ascoltata da tantissime persone, e questa è una grande gioia per me, una grande soddisfazione anche avervi qua con noi. Grazie. Anche per me è tanto una soddisfazione. Bene, andiamo avanti con la giornata. Adesso vado su in gattile a fare un po' di lavoretti. Ciao amici gatti e amici gatte, seguiteci. Ciao, ciao a tutti.
Ma a proposito di mici, non vi ho ancora presentato il mondo felino di Simabo e lo farò nel prossimo video, oltre a farvi vedere altre bellezze dell'isola di São Vicente. Vi aspetto dunque nella prossima puntata. Ciao amici gatti e amiche gatte!